Dovrebbe sorgere proprio qui, su queste aree verdi di Buffalore San Polo, la futura cittadella dello sport di Brescia, il cui progetto, nel suo stato di avanzamento, è stato illustrato in mattinata dall'architetto Alessandro Marrelli, incaricato dal Comune di realizzare il piano di fattibilità, davanti alla Commissione Grandi Impianti Sportivi del Comune, presieduta da Marco Salvo. Questa è la visione di come potrebbe diventare la cittadella dello sport di Buffalore San Polo. Quattro le strutture che si apprestano a prendere forma all'interno dell'area: il nuovo stadio in grado di ospitare 22.500 spettatori, l'atteso palazzetto dello sport previsto per 5.000 posti e l'annunciata pista di atletica e la piscina olimpionica. Oltre a questo anche parcheggi, verdi, spazi pubblici e un complesso ricettivo sportivo di circa 8.400 metri quadrati. Al suo interno dovrebbe sorgere una sorta di briscianello pensato per il ritiro delle diverse squadre sportive, oppure un vero e proprio albergo. In commissione erano presenti tra gli altri il sindaco Adriano Paroli, l'assessore all'urbanistica Paola Vilardi e ai lavori pubblici Mario Labolani, allo sport Massimo Bianchini. Ampia la discussione che ha visto a confronto maggioranza e minoranza. Entro Natale la commissione dovrà esprimersi sul progetto e sull'intero piano di fattibilità.